Ciao ciao, ciao ciao. Siamo nel giardino prospiciente l'enorme edificio del Ministero del Tesoro. Che cosa facciano in questo ministero veramente? Non si sa. Lo sa il buon Priapo. Ecco, lo sa soltanto lui. Guardate che razza di roba. E ci sono anche le bandiere, niente meno. Quelle sono, laggiù in fondo, sono le terme di Diocleziano. E questa invece è l'abbazia ricavata dalle terme di Diocleziano, questa che si vede qua in primo piano. Eccoci qua, Ovate, ci illumini. Allora, questa sera vogliamo parlare di un libro di un noto scrittore, ormai defunto da molto tempo, che è estremamente interessante per la facilità con cui costui, che tornò in Italia dopo circa 20 anni di esilio nel 1947, del Partito Socialista, ricordiamo. Era un socialista, un autentico socialista, quello prefascista, sociale. Sì, dei pochi che poi rimasero dopo la bruttissima gestione da parte di Bertini? No, di Nenni. Nenni, sì, scusa. Di Nenni, che sempre stato uno sfasciacarrini, si accodò al Partito Comunista con un danno enorme non solo per l'immagine dei socialisti ma anche per l'Italia, e infatti lui li chiama, Proudhon si sarebbe rivoltato nella tomba. Sì, lui li chiama qui in questo libro unionisti. Il libro è questo, 20 anni dopo, non quello di Dumas, eccolo qua, spero che si veda. E ne approfitto per leggere alcune paginette che tra di loro non sono continuative, ma sono veramente indicative di come la pensava una persona che capiva molte cose e che ha scritto molti libri che sono stati pubblicati, e qui lo voglio ripetere, l'ho già detto altre volte, da un editore popolare che era l'editore Sonzogno, società editrice Sonzogno. Mi sembra che ha pubblicato pure Gian Burrasca. Sonzogno pubblicò tutte le opere popolari, compreso giustamente anche Gian Burrasca. Pubblicò tra l'altro tutte le opere di Pitigrilli, di cui ho già parlato in precedenza. E tra l'altro abbiamo anche fatto un video di recente, io e Orazio, e abbiamo fatto vedere due interessantissime opere di Pitigrilli stesso. Poi, sempre di quella catena di editori popolari che si vendevano prevalentemente nelle bancarelle, e c'era anche Nerbini, lo dico perché capitasse ai nostri amici di vedere dei libri dell'editore Nerbini, se li comprano fanno un affare, perché ci trovano sempre informazioni importantissime. Voglio leggervi paio di paginette che mi sono piaciute, ho sottolineato, ne leggerò altre nel tempo, ma questa qui mi è piaciuta molto. Tu poi sei invitato a commentarla. Ah, okay. Il cristianesimo autentico compie la sua parabola al concilio di Nicea. Ah beh, lì c'è avuto l'apice proprio. Dopo Nicea è già morto e quel che lo sostituisce è una casta sacerdotale. Perfettamente d'accordo, in due righe ha detto tutto. Che organizza le sue gerarchie mille volte meglio della casta sacerdotale pagana. Anche questo eccezionale, una capacità di sostituzione eccezionale, gente coi coglioni. Corrotti i pretoriani, si infiltra a palazzo, tratta con l'impero, firma si impossessa dell'impero. Prima tratta, poi si impossessa. Firma il suo patto d'alleanza con Costantino. Gesù è meno da parte e gli sopravvive il Papa. Gesù è messo da parte e gli sopravvive bella, il Papa. Bella, bella, mi piace. E sul capo del Papa pensola inchiodato Gesù perché non fugga. Cazzo di Buddha, è fortissimo. È troppo bello. Il cristianesimo primitivo era una congrega
comunista di martiri, la Chiesa è persecuzione, il cristianesimo primitivo era rivoluzione, assolutamente, e democrazia, assolutamente, la Chiesa è conservazione e reazione. Ma guardate quante poche righe, è un concentrato condensatissimo. Porca mia. E da allora in poi, tutte le volte che Gesù, cioè il suo cristianesimo primitivo, evangelico, tenta di risorgere, eresia! Ecco, la Chiesa lo accusa. Scomunica! Di eresia. Ecco qua. La Chiesa lo accusa di eresia. Anatema! Lo combatte con la scomunica e la tortura, con la spada e il fuoco. E la storia di due millenni diventa la storia della Chiesa impegnata a soffocare ogni tentativo di resurrezione, di ritorno al cristianesimo autentico. Perché appena si costituisce in classe... Il cristianesimo autentico era il socialismo del XX secolo, sì, esatto, né più né sì, meno. Esattamente. Con alcune varianti, ma insomma certo, c'era certo. Anche la componente, diciamo, escatologica. Certo. Ah, ma insomma siamo lì. Perché è il coacervo di alcune e di alcuni movimenti pauperistici, sì, non sicuramente, solo, sicuramente. Ma ogni volta che i movimenti pauperistici ricicciano, li ammazzano sistematicamente e subito. Guarda che hanno fatto con i francescani. Appunto. Perché appena si costituisce in classe improduttiva e sfruttatrice, la Chiesa, come tutte le altre casti e classi sfruttatrici, adotta metodi di intolleranza e oppressione. Più tardi vedremo il bolscevismo, casta improduttiva e sfruttatrice d'organizzatori, iniziare in Russia e altrove carneficine di milioni di uomini per consolidare con il terrore il suo dominio. Quanto niente di simili, più vero. Assolutamente uguali. È sempre la stessa favola, tanto monotona nella sua eterna ripetizione, come è monotona la cretineria umana nella sua incorreggibilità. La Chiesa assassina, scanna albigesi, ugonotti, puritani, ussiti, la Bundesruhe, ed è sempre l'alleata di tutte le reazioni, le oppressioni, le tirannie. Scrissi già... Non a caso ci sono re a capi di Chiesa. Esattamente. Scrissi già 20 anni fa che la croce... Tanto per dire la signora regina Elisabetta II. Esattamente. Che passa per essere tanto buona... Ma è capo... Tanto cara. Sì. Agli inglesi soprattutto, che gli costa un sacco di soldi. Meno che al Presidente della Repubblica Italiana, ovviamente. Ed è capa, è capessa, è, certo. È badessa, certo. Della, di una chiesa cristiana, ricordiamocelo bene. Certo. Scrissi... Che si è separata dalla Chiesa Madre per non pagare certi usura, soldi. Certi soldi. Scrissi già 20 anni fa che la croce in mano alla Chiesa viene tagliata per mezzo diventando due forche. Anche quando la rivoluzione francese, il 48, il liberalismo borghese le tolgono di mano gli strumenti della tortura, aboliscono l'inquisizione, le strappano le unghie e gli artigli, la Chiesa non c'è... Non a caso la nomea di Napoleone è così pessima. Esattamente. Così... Esageratamente negativo, perché aveva fatto l'unica cosa giusta che poteva fare, ammazzare Pio VII. Ha fatto, l'ha carcerato e poi l'ha messo in condizione, l'ha umiliato di non e poi ha messo in condizione di non nuocere. La Chiesa non cessa di sconfessare e perseguitare con le scomuniche e l'odio tutti i veri cristiani, la Menet o Renan, Tolstoi o Romolo Murri, e si rivolge al potere temporale, al braccio secolare, perché compia le sue vendette. Pio IX è felice quando l'Austria fucila Ugo Baxi. Ugo Baxi, che era un prete, un prete scolopio, che era l'assistente spirituale delle truppe di Garibaldi. Preso nei pressi di Ravenna, assieme a un altro fuggiasco che tentava di raggiungere assieme a Garibaldi Venezia, che ancora si stava difendendo nel 1849, fu condotto a Bologna e ivi immediatamente fucilato. Ecco, non viene mai ricordata abbastanza la rivolta di Venezia.
La Repubblica di Venezia riuscì a resistere qualche mesetto dopo la fine della Repubblica Romana, e non a caso Garibaldi, disceso da San Marino, raggiunse Cesenatico, lì prese alcune barche a vela tentando di raggiungere Venezia per continuare le difese. E invece si è trovato lì i piroscafi. E si è trovato le navi. Le navi, e dovete approdare in una zona. Comacchio, in una zona che si chiama giustamente Porto Garibaldi. Porto Garibaldi, sì, vabbè. Dalle parti di Comacchio. Sì, sì. Come si fa a credere alla sincerità democratica di un'istituzione che ha una tradizione di 1700 anni di stretta collaborazione con tutti i dispotismi e tutti gli assolutismi, con le tirannie più sanguinarie e che riempie e che sempre le ha giustificate e benedette? Tanto varrebbe credere alla sincerità democratica dei bolscevichi, perché gli organizzatori socialisti russi si stanno organizzando in casta sfruttatrice e terrorista solo da 30 anni. E chi può supporre che De Gasperi, attenzione, ne abbiamo accennato i misfatti e le porcherie varie, sentiamolo che dice lui. E chi può supporre che De Gasperi, il quale non risolve mai una crisi senza consigliarsi con il segretario di Stato e con il generale dei gesuiti, sia indipendente dal Vaticano, è almeno così ingenuo come chi crede che Togliatti possa non ricevere istruzioni da Mosca. Avverto che non faccio anticlericalismo di vecchia maniera, discuto la Democrazia Cristiana come partito e le nego la possibilità di essere democratica. Tanto è vero che cosa è successo oggi, è qui che io volevo arrivare, il catto comunismo è la fusione tra la Democrazia Cristiana, che obbedisce ciecamente al potere, e i bolscevichi, che obbedivano in quella maniera, che siccome il bolscevismo è caduto, però l'istinto predatore e assassino gli è rimasto, continua a operare ai danni del popolo italiano, depredandolo e uccidendolo. 4.000 morti l'anno. Esattamente. Il sentimento religioso non mi interessa particolarmente, ma non lo combatto. Sarebbe inutile negare la forza dei miti e negare a chi soffre la speranza di compensarsi in un'altra vita. Guarda, è chiaro, certo. È inutile. È Vuoi vero. Crederci? È vero, è inutile. Ci crederanno sempre. Basta farli soffrire. Più soffrono e più ci credono. Più credono nell'aldilà e più credono nell'intermediazione con l'aldilà di chi fa soffrire. Io personalmente penso che agli uomini dovrebbe veramente bastare una vita sola, che è già una bella scocciatura, senza augurarsene un'altra. Ma gli assetati di immortalità sono tanti che non mette conto guastarsi il sangue per loro. Io ripeto spesso il motto di Federico il Grande: nel mio regno ciascuno è padrone d'andare in paradiso a modo suo. E mi pare che questo sia il più grande segno di liberalità che poteva dare. Esattamente, mando in paradiso. Vuoi andare? Vai. Per quel che riguarda il cristianesimo. Federico II era uno in gamba, ma infatti l'ha detto, l'ha scritto, non nego nessuno. Puoi andare attraverso la forca, te in picco. Se vuoi andare con la ghigliottina, te ghigliottina. Se vuoi andare eroicamente, te mando in guerra, più di così che deve fare un caso. Per quel che riguarda il cristianesimo e il cattolicesimo, però, c'è un piccolo guaio. Se noi non ci immischiamo in questioni di fede, loro si mischiano in questioni politiche. È quello il guaio di sti figli di puttana. E mentre non seppero lottare con il potere temporale per imporle la sommissione e cedettero all'impero anche quando avrebbero potuto farne a meno, sono molto meno cedevoli di fronte ai privati e ai piccoli. Possono battere ritirata di fronte a un governo, ma le masse cattoliche debbono invece, quando siano osservanti, far la politica che vuole il Vaticano. Per questo abbiamo il diritto di difenderci. La nostra è difensiva e non offensiva.
e questa è una grande, grande espressione, bella idea, è una grande pagina, eccellente, veramente grande, di questo scrittore romagnolo Mario Mariani. E adesso ne leggo un'altra a conclusione. La carneficina di tutti i veri artefici della rivoluzione. Quale? Della rivoluzione russa. Dei marinai. Tutti, sono stati tutti ammazzati o deportati? Tutti. C'è. Ma come tutti i prodromi, diciamo i vesilliferi dei prodromi della rivoluzione. Tutti quelli che iniziano la rivoluzione vengono fagocitati dalla rivoluzione. Ma questo in maniera particolare, con dei coglioni che ancora ci credono. La carneficina di tutti i veri artefici della rivoluzione, dai marinai di Kronstadt ai contadini macnovisti d'Ucraina, la rissa da cani rognosi di tutti i capi. Scusa, ma Mario Mariani dove era stato esule? È in Argentina e in Brasile. Ah, ok. Qui racconta come è troppo bello. Lo leggeremo un'altra volta. Poco prima del loro ritorno in Italia ci andò un tale. Loro perché era andato con la famiglia? No, lui era andato, loro, lui e altri che erano esuli. I fuoriusciti, quelli che fuoriuscirono negli anni 25-30, in parte andarono in Francia, che stavano più vicino all'Italia, ma erano prevalentemente i massoni. Quelli che non erano massoni girarono per il mondo e dove furono accolti, ad esempio, siccome sia in Argentina che in Brasile erano punti di arrivo di esuli italiani, lo furono ai tempi Uruguay, Venezuela. Esatto, lo furono fin dai tempi di Garibaldi, quindi l'accoglienza fu ampia e aperta. Ma successero poi delle faccende molto interessanti che lui racconta. In ogni caso voglio leggere questa cosa perché molti se lo dimenticano, di gente alla faccia da idiota dei vari esponenti del cattocomunismo, la gente non ricorda quello che è successo in Russia ai tempi del comunismo vero. A partire dal 1920 in poi. E adesso glielo leggiamo. La carneficina di tutti i veri artefici della rivoluzione, dai marinai di Kronstadt. A cominciare pure da quelli che l'hanno subita la rivoluzione, esatto, che in realtà erano quelli che dovevano essere spodestati per prendere possesso al posto dei Romanov. E lo sappiamo perfettamente qual è stata la vera lotta. Io ho la descrizione dei primi. Quindi ci sono vari strati di considerazioni da fare. Le prime Uno vittime... è quello di Mario Mariani. Ma va considerato anche l'osservazione analitica da fare a livello della grande finanza internazionale e dei grandi poteri internazionali. I primi nemici annientati dai bolscevichi sono stati i socialisti rivoluzionari, ricordiamocelo bene, che volevano l'occupazione delle fabbriche, ma la proprietà da parte dei lavoratori delle fabbriche, non come i bolscevichi. Come tutti i rivoluzionari in Germania, in Austria, in Italia. I bolscevichi invece volevano prendere tutto e dare tutto in mano alla cassa. Come la comune aveva preso il controllo, esatto, delle filande. Esattamente. La rissa da cani rognosi di tutti i capi per la successione di Lenin e l'assassinio freddamente spietato di tutti loro per ordine del più forte e del più astuto sono tutte cose che hanno riportato la civiltà del mondo a epoche primitive e oscure, alle proscrizioni di Silla o di Mario, a torbide tragedie di regni e imperi orientali, alla legge della selva. Non ci indignammo, perdonammo, infinite cose abbiamo perdonato, falsità, menzogne, perfidie, il loyolismo di turno, bellissimo questo. Loyola, ricordiamo sempre Inigo de Loyola, che esatto, è alla base di tutte le carneficine dei tempi moderni, dal 1564 in poi. Il loyolismo di turno elevato a pratica politica, la strage, il massacro, la carneficina esaltate come una specie di nuovo umanitarismo. A forza di perdonare, seguitando a sperare, ci siamo incanagliati tanto che abbiamo smarrito ogni senso d'umanità. Tutti i criteri morali di secoli li abbiamo affondati in una gora di cinismo. Il cinismo dell'Italia di oggi è questo. Abbiamo assistito indifferente allo sterminio di tutti gli estori,
dei lituani e dei lettoni, o lettoni che si dice. Abbiamo visto gli eserciti russi fermarsi un mese davanti a Varsavia per dar tempo ai tedeschi di sgozzare nelle fogne i 250.000 contadini socialisti di Bor, ai quali l'alto comando russo aveva dato il segnale della insurrezione. Questo è, bisogna ricordarcelo sempre. C'è come stato... certi nostri strateghi del cazzo in questo momento attuale, che vogliono fare la conquista del potere attraverso la forza e che canagliescamente vogliono irretire le folle alla rivolta, fanno lo stesso gioco di quei tizi che all'epoca istigavano alla insurrezione e poi sparivano nel nulla, lasciando nella merda esattamente tutti quelli che in buona fede avevano voluto. Io ricordo esattamente come è successo con i socialisti di Varsavia, esatto, e come è successo con le fosse di Katyn, esattamente, e come è successo con altri tantissimi altri episodi in giro per il mondo. Io ricordo un bellissimo film che vidi quando ero ragazzo, un film polacco, dove appunto faceva vedere questi eroici rivoltosi di Varsavia, i quali poi combattevano nascondendosi nelle fogne. Infatti è vero, però cosa è successo? Poiché furono lasciati completamente nelle mani dei tedeschi, i tedeschi li sterminarono anche per vecchi odi razziali tra polacchi e tedeschi, che esistono da sempre, e gli stessi russi erano ben contenti che i tedeschi... Gli levavano un bel po' di braccia dal fuoco, anche perché poi buona parte di coloro che si erano ribellati, avevano fatto la ribellione di Varsavia, tutto erano fuorché bolscevichi, questa è un'altra ragione. E milioni di proletari coscienti ed evoluti ed organizzati nel mondo o fingevano di ignorare quegli orrori senza precedenti nella storia o addirittura applaudivano. Che razza di coscienza acquista il proletariato quando i suoi mantenuti, quadri, organizzatori, propagandisti lo aizzano e lo esaltano? Io vorrei che i nostri fusionisti, per fusionisti l'ho detto prima, lui intende i socialisti che volevano fondersi col Partito Comunista, leggessero il libro di Bohr sull'assassinio dei 250.000 contadini socialisti che insorsero in Varsavia contro i tedeschi per ordine della Russia, perché si facessero un'idea di quale sarà il loro destino se trionfano in Italia i bolscevichi. Io vorrei che i comunisti in buona fede d'Italia leggessero Ho scelto la libertà, famoso libro di Kravchenko, che ebbe una grandissima diffusione, e questo era scappato dalla Russia e raccontava tutte le storie. Ma d'altronde ricordo quel bellissimo film che ebbe anche un grosso premio, la Urla dal silenzio, che narrava delle stragi che Pol Pot aveva fatto in Cambogia e che praticamente nessuno gli ha mai creduto. Ricordiamo che ha ammazzato metà della popolazione cambogiana e ha distrutto l'economia contadina che c'era, lasciando morire di fame qualche altro milione di persone, complessivamente fra i 3 e i 4 milioni di persone morti su una popolazione di 6 milioni di abitanti. E siccome Pol Pot era un comunista, andava tutto bene per gli intellettuali di sinistra occidentali, bene, soprattutto americani, ricordiamoci, buona parte dell'intelligenza giornalistica statunitense non voleva credere perché non perché parlavano della riconversione etnica, della riconversione culturale al socialismo, all'attivazione della vita agreste rurale come l'Arcadia, no? Cazzate del genere. No? Carceravano tutti quelli con gli occhiali, siccome erano degli intellettuali, li mettevano in campi di concentramento e poi li mettevano a disposizione di ragazzini di 13-14 anni, i quali li ammazzavano. Per sapere come dal 34 al 38 si sono assassinati in Russia 6 milioni di comunisti solo per spegnere ogni ricordo di Zinoviev, di Kamenev, di Radek, dei veri autori della rivoluzione. Diffamati e assassinati dopo che si era promessa salva la vita a loro e ai suoi se si confessavano colpevoli. Sappiamo tutto
perché sono storie che sono state ampiamente narrate da grandi intellettuali e dei quali stranamente oggi non se ne parla più. Vorrei che leggessero, ma capirebbero, punto interrogativo. Quel che più spaventa è il fatto che noi altri veramente si era sperato nei benefici dell'istruzione. E qui veniamo al dunque. Arriviamo alla signora Fedeli. Esattamente, bravissimo, mi hai capito. Ecco dov'è la conclusione. È l'apice della cultura italiana, esattamente, la signora Fedeli. Esattamente, la conclusione è proprio questa. Essere proletari oggi non è più una condanna. Da un secolo e mezzo non esistono più caste e chi resta proletario lo resta o perché è un abulico o perché è un semidiota. Dalla rivoluzione francese, è pure cinico. Beh, c'ha ragione. Dalla rivoluzione francese noi abbiamo rovesciato sulle classi povere spaventose cateratte di istruzione. La borghesia liberale ha spalancato le porte dell'opportunità a tutti e oggi ci sono scuole gratuite per gli imbecilli di tutti i regni e di tutte le repubbliche. Qualunque figlio di muratore o di lavandaia può, con un briciolo di buona volontà, diventare professore di sanscrito o di calcolo infinitesimale. Se preferisce andare all'osteria e a giocare a bocce, la colpa non è della borghesia, ed è verissimo. Se vuol perdere tutto il suo tempo a discutere il talento che hanno nei piedi 11 calciatori, la colpa non è delle istituzioni, della sperequazione, della ricchezza, dell'ingiustizia sociale. E quanto è vero. Disgraziatamente le cateratte di istruzione non hanno giovato a nulla, non hanno nemmeno sfiorato le masse, è verissimo. Hanno creato una classe di semi-analfabeti che non si rassegnano più a lavorare con le braccia, che vivono ai margini della produzione e, dedicandosi attenzione alla politica e a organizzare le masse, diventano infinitivamente peggiori dei proletari che pretendono di educare. Basta vedere la Fedeli, la Lorenzin, l'altra donna, come si chiama, la ministra degli esteri. È stato scritto nel 1947 da un grande socialista, un uomo di grande impegno politico che conosceva politico morale, che conosceva perfettamente il popolo italiano, le sue idee. Conosceva perfettamente il popolo italiano. Se vi capita di trovare dei libri in qualche bancarella di Mario Mariani, anche se sono romanzetti, comprateli, perché vale sempre la pena. Così come i libri di Pitigrilli, vale sempre la pena leggerli. È un concentrato di furbizia, di intelligenza, di capacità interpretativa, di sociologia soprattutto. E con questo, cari amici, se non ho niente da dire, io chiudo. No, non ho niente da dire, ricordo sempre il nostro Bocest, sempre che, il Bocest, dice so long all'inglese, sì, sempre ovviamente, e ricordo a tutti che ci vediamo alla prossima occasione. Che non è quello di Gary Cooper che morì per fare il Bocest, noi vogliamo vivere, capito? Certo, faceva il legionario, no? Faceva il legionario, capito? E morì. Ma nel Medioevo, nel Novecento, nel Novecento, il XIX secolo, il Bocest era quello. Certamente. Morì ucciso dagli islamici.